vostri tempi. Da domani per un mese le fotografie saranno esposte al Museo di Roma in Trastevere. Il premio World Press Photo è uno dei più importanti riconoscimenti nell'ambito del fotogiornalismo. La giuria ha visionato quasi 83.000 immagini. La foto dell'anno è dell'australiano Warren Richardson, realizzata in Ungheria. Ritrae un uomo che fa passare un bimbo attraverso il filo spinato, uno scatto che illustra la situazione drammatica dei migranti. Per il momento è tutto, Mariella Tetti. Grazie Francesco, allora dopo per gli aggiornamenti. Fornello non è nota soltanto perché è quartier generale della Lazio, ma anche per un'iniziativa originale. È stata trasformata in un museo diffuso all'aperto, le sue strade, le gallerie, come opere d'arte. Ma sentiamo Antonella Pallante con la prima parte di questo approfondimento. Parte di una serie che si chiamano Le Emersioni. In realtà sono delle opere pensate all'idea della memoria, attraverso queste immagini dell'infanzia che riemergono, ma al di sopra di immagini che invece sono immagini, diciamo, adulte, del mondo adulto, quindi sono immagini in bianco e nero, che sono immagini di vecchi fotoromanzi degli anni 60. Credo nell'arte che si può conoscere da vicino e trasmettere a persone curiose, amici, parenti, conoscenti, e poi perché ritengo sia giusto anche per i giovani conoscere queste opere all'interno di una casa normale, non di un museo. Rosalba è una delle prime abitanti di Formello ad aver deciso di adottare un'opera d'arte, entrando a far parte della grande famiglia del DIF, museo diffuso, grazie al quale non sarà difficile, ad esempio, passeggiando per le vie del borgo, incrociare gli artisti che hanno creato o stanno creando opere pensando proprio a questo posto. Qui ci troviamo vicino a Via di Sant'Angelo, che è una piccola strada stretta fra i muri di antichi palazzi, che si conclude con una tamponatura dove c'è un arco antico e una finestra in alto. La mia idea è quella di mettere una scultura fatta con un elemento tubolare rosso che esce da uno dei due muri e si dirige verso fuori, passando attraverso l'arco, e va verso l'alto, verso l'aria, verso il cielo. Il DIF è un modo diverso di disperdere l'arte nel territorio. Di solito l'arte sta nei musei, sta in luoghi chiusi. In questo caso invece le opere vengono diffuse nei negozi, nelle case, nei luoghi pubblici. Infatti tutte queste opere devono essere rese visitabili e quindi chi le prende in custodia si impegna almeno una domenica al mese in un dato orario a renderle visitabili. Quindi il DIF utilizza l'arte contemporanea per creare relazioni tra le persone. E diamo adesso uno sguardo alla viabilità, alla mobilità nella nostra regione. Lo facciamo con Massimo Vesti in collegamento da Vicerese. Buongiorno Mariella, questa mattina iniziamo con il trasporto pubblico, quindi il trasporto ferroviario. Ci sono ritardi su tutta la linea FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto per un problema tecnico a Ponte Galeria. Di conseguenza sono in ritardo anche le corse del Leonardo Express. Riaperta al traffico l'autostrada Roma-Napoli, rimasta bloccata per un paio d'ore tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli a causa di un incidente avvenuto intorno alle 4.30. Per un altro incidente, questo avvenuto da poco, a Roma sulla raccolta anulare ci sono code in carreggiata interna tra lo svincolo per la centrale del latte e la Casilina. Poi a seguire altre code da qui, quindi dalla Casilina, fino all'uscita per la Via Appia a causa del traffico intenso. Andiamo a Civitavecchia, dove oggi si festeggia Santa Firmina. Molte le strade chiuse per tutta la giornata per consentire le varie celebrazioni. Da Lucia Verde è tutto, a fuori linea. Grazie a Massimo Vesti. Roma Nord nell'occhio del ciclone da quando è scoppiata l'inchiesta Mafia Capitale. Da quartiere borghese a ricco, a quartiere invece per alcuni versi un po' equivoco. Claudio Delicato ha scritto La guerra d'indipendenza di Roma Nord. Noi lo abbiamo qui in studio questa mattina. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, parliamo subito di questa tua
fotografia che ha fatto del quartiere di Roma Nord, ma soprattutto anche le diversità con Roma Sud. Sì, allora il romanzo prende spunto da una nota di Atiba che è appunto quella tra Roma Nord e Roma Sud, che vede Roma Nord più benestante e borghese e Roma Sud invece un po' più verace e tamarra per certi versi, e immagina una Roma commissariata per infiltrazioni mafiose nel 2018, in cui questo ragazzo fonda un partito che poi questo partito qui, il Partito Indipendentista di Roma Nord, ottiene un risultato sorprendente. Che non è reale però, lo diciamo. Non è reale, ecco. No, è stata una trollata, come si dice. Molti ci hanno creduto, sì, ho fatto finta di averlo fondato per promuovere il marketing, per promuovere il romanzo, e niente, quindi c'è questa guerra di secessione, si crea un muro all'interno di Roma che isola Roma Nord dal resto della capitale, e questo crea determinati scompensi a livello internazionale, portando poi a, il romanzo è tutta una satira politica che prende in giro vari avvenimenti del mondo di oggi, come appunto il terrorismo, il fondamentalismo religioso, eccetera. Noi stiamo vedendo anche le immagini del book trailer, no? Sì, che si esatto. È realizzato per promuovere il tuo romanzo. E tu però sei nato a Roma Sud, ma hai profondamente studiato però Roma Nord. Come Roma si è trasformata in questi anni? Sì, diciamo che... E soprattutto anche dopo Mafia Capitale. Sì, esatto. No, lo ricordiamo, diciamo, che Massimo Carminati viveva a Roma Nord. Come si è trasformata, diciamo che quello su cui mi concentro anche nel romanzo è questo senso di appartenenza che c'è, che è cresciuto moltissimo in questo senso, è mutato un po' anche l'atteggiamento sia a Roma Nord che a Roma Sud, ma soprattutto a Roma Nord, l'abbiamo notato anche facendo finta di fondare questo partito, che c'è un fortissimo senso di appunto appartenenza e di distinzione fra le due metà della capitale. Poi Roma Nord storicamente ha sempre avuto anche degli aspetti più inquietanti, che non so, mi viene da pensare per esempio al caso del massacro del Circeo, oppure anche agli ultimi casi delle feltre, Ponte Milvio, insomma, e soprattutto questa la storia di Mafia Capitale, che nel romanzo è citata perché appunto il comune è commissariato, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, e cerco di immaginare una Roma con due aspetti. Prendi molto spunto dalla realtà. Sì, c'è una parte più lassista che quindi non ha in mente di cambiare questo stato delle cose, di mazzette, eccetera, eccetera. Invece c'è una parte più propositiva che lotta per un'altra Roma, convinta che sia possibile. Poi si vede. Le due anime attuali di Roma Nord, quella più borghese e quella, insomma, diciamo, più borona, no? Sì, il termine, convivono bene secondo te? Beh sì, convivono bene, c'è, cioè, diciamo una presa in giro reciproca e goliardica che io ho immaginato degenerasse in questo romanzo, con una vera e propria guerra, poi una guerra di queste moderne, appunto, si basa anche molto sullo spionaggio, sui sequestri, sul terrorismo, e poi ci sono anche elementi fantasy come il famoso Mammut di Re Bibbia, oppure un papa che cerca di difendere il Vaticano, un papa immaginario che difende il Vaticano a colpi di mitragliatrice. Lo ricordiamo che la casa editrice è la Mondadori, però tu non sei scrittore soltanto, scrittore, sei anche un operatore umanitario, sei stato da poco nel Mali, nel Ghana. Sì, sono principalmente un operatore umanitario, si lavora alle Nazioni Unite, e ho avuto la fortuna di andare oltre Roma Sud, diciamo, quindi il che mi ha permesso anche di avere un po' una visione un po' dall'alto. Esatto. Grazie, allora Claudio Delicato, La guerra d'indipendenza di Roma Nord è il tuo libro. Grazie per essere stato con noi. Noi torniamo a Formello, uno dei comuni appunto più ricchi del Lazio, e ce ne parla ancora Antonella Pallante. Dallo studio dell'artista al Museo Diffuso di Formello, entrando nella sede di questa associazione culturale, potrete ammirare l'opera Site Specific che Mauro Magni ha donato al MIF, il Sacro Fuoco di Velca, divinità etrusca. Fa parte della mia ricerca che va proprio in direzione di un rispetto della natura, la natura come forma di divinità, e infatti la cornice non è un orpello ma è parte dell'opera, perché è praticamente una forma di ostensorio, come se la natura fosse relegata in qualche modo a una sorta di reliquia preziosa che va conservata e che ci fa ricordare il rispetto che dobbiamo portare per la natura. Il fatto di portare le opere nei luoghi anche più popolari della quotidianità permette proprio di relazionarci con le persone, con la gente, uscendo dal museo tradizionale. Così, andando nell'ufficio dell'assessore alla cultura e vice sindaco di Formello, troverete un'opera di un altro artista.
diciamo, un prodotto sullo scaffale di un supermercato scade. Un fenomeno diventato oggetto anche di tesi di laurea per concentrarsi quale posto migliore della biblioteca di Formello e anche qui contaminazione del DIF. Vediamo un'opera su carta facente parte di un ciclo degli ultimi 3 anni durante i quali sto indagando sulla percezione. È un percorso emozionale, percettivo, a livello installativo scultoreo, che però sta continuando anche sulla carta e sulla tela. Come l'ape, simbolo scelto per il DIF, questo progetto innovativo si muove di fiore in fiore, luoghi, persone, atmosfere, incontri, anime del museo diffuso. Gli artisti ricevono un invito dal DIF a donare un'opera. In realtà li invitiamo con un criterio che è anche quello un po' della, diciamo, di un'esperienza precedente, che è quella del MAM, il Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropoli in San Roma, che ha visto la partecipazione di oltre 500 artisti, ma poi è un progetto che si allargherà ovviamente. E adesso ci sono le vostre segnalazioni. Per la nostra rubrica di Italo al TGR ci ha scritto Giovanna, che ha inviato anche 2 foto, eccole, scattate sulla Roma Fiumicino. Subito dopo aver oltrepassato lo Sheraton, ci dice, si incontrano questi ponteggi nella corsia centrale a ridosso dello spartitraffico, sia verso l'andata all'aeroporto che verso il ritorno. Giovanna sottolinea la pericolosità delle transenne perché le auto, per scansarle a causa dello spazio ristretto e della corsia opposta, sono a rischio di incidente. Si chiede e ci chiede come sia possibile mantenere a lungo una situazione come questa, che è altamente rischiosa. Noi giriamo questa informazione a chi di competenza e noi torniamo nuovamente a parlare di Formello con Antonella Pallante. I ragazzi stanno imparando la tecnica dello stencil, una tecnica con cui ho lavorato per tanti anni, che io, insomma, gli sto insegnando. Questa è la prima fase in cui si taglia la mascherina e poi andremo a dipingerla su una tela che poi verrà donata al museo. Il DIF è anche workshop, eventi, installazioni, performance. Nell'ex lavatoio di Formello si alternano vari laboratori di arte contemporanea, si creano opere, si incrociano energie. Quello alle spalle è un collage da parete che rappresenta una pacifica invasione, diciamo, come nello stile dell'iniziativa. È rappresentata appunto dall'arrivo di questi dischi volanti su questo cervo fatto interamente di carta. Il comune di Formello è totalmente coinvolto, i cittadini rispondono, adottano opere, aprono luoghi da tempo dimenticati e danno loro stessi un senso nuovo alle opere d'arte. Siamo nell'oratorio della Natività, che ospita per 2 mesi una delle opere più importanti dell'arte contemporanea italiana, che è la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto. Questa è un'opera che richiede l'intervento degli abitanti, ognuno è invitato a portare gli abiti dismessi, anche per sottolineare il valore del riciclo, di un mondo ecologicamente non più sano e più sensibile, questi è anche più solidale, perché poi questi stracci verranno donati. Un progetto davvero singolare, un modello esportabile altrove, un museo sostenibile anche in assenza di fondi, perché fatto insieme. Non ha bisogno della guardiania, della ditta di polizie, abbattuta ogni forma di spesa di gestione. E così la caccia al tesoro dell'arte continua. Guardatevi bene intorno, magari anche dove non ve l'aspettate, il DIF ha lasciato il segno. Un museo esploso, distribuito, che crea una rete, serve a mettere insieme anche le persone, ad aprire le case, a superare la paura di chi viene a bussarci alla porta. Ci sarà presto un'app, uno potrà localizzare le opere e vederle anche se capita un giorno in cui non sono fruibili. Quindi ci sarà una mappa, c'è già un sito, poi avremo il secondo fine settimana.
Apriamo la nostra rassegna stampa con la pagina romana del Corriere della Sera, turismo senza in ripresa senza giubileo. E questa l'apertura, Ostia nuove regole, corridoi di salvataggio al posto dei barchi, capocosta senza bagnini, i numeri dei pellegrini non incidono sulle presenze alberghiere che però crescono grazie agli stranieri. Far aumentare il numero e quindi registrare la ripresa del turismo, soprattutto la recente Pasqua. Andiamo a Repubblica c'è una approfondita inchiesta sui cantieri aperti, dai negozi ai cantieri, i debiti di una città da profondo rosso, la Confcommercio senza idee e soldi, Ama e Ater voragini da 1 miliardo di euro, una miriade di opere incomplete. I conti non tornano, dice Repubblica, perché non tornano per la nuova Fiera di Roma, inaugurata nel 2006 con un investimento di 355 milioni, oggi soffocata dagli interessi che paga al creditore Unicredit. Noi ci siamo più volte occupati con Buongiorno Regione di questa storia. E la prima pagina del Tempo, eccola, buttati 27 milioni per non far andare i Rom a scuola, questo è il titolo del Tempo. A Roma 9 bambini Rom su 10 non vanno a scuola, l'unico che ci va entra ed esce quando gli pare, così dice il giornale, ma per mandarseli abbiamo speso 27 milioni di euro. Il nuovo incredibile dossier è di Associazione 21 Luglio sul rapporto tra scuola e bambini Rom nella capitale. Andiamo in provincia, andiamocene col Messaggero a Rieti, pullman difettosi, autisti assolti, anche noi ce ne siamo occupati in passato quando c'è stata, quando appunto gli autobus erano fermi, gli imputati erano accusati di aver segnalato in modo pretestuoso guasti a bordo dei bus Cotral, rifiutandosi di guidarli, il tribunale dice il comportamento assunto per tutelare la sicurezza degli utenti. Invece qualcuno forse ricorderà che invece l'azienda riteneva che appunto fossero stati, che gli autisti non avessero voluto mettersi alla guida soltanto per protesta contro le decisioni dell'azienda. E passiamo anche a Viterbo con il Messaggero, rifiuti, ecco l'aumento. Questo è il titolo di apertura, la notizia di apertura. Da luglio abolite 9 isole periferiche, per gli utenti c'è la tariffa intera, ritocco della tariffa, un aumento del 4%. Il sindaco dice avremo più servizi e più polizie. E chiudiamo velocemente, rifiuti in gabbia, caos sul porta a porta, da Pomezia, anche qui c'è un problema, rifiuti, esplode la protesta per la collocazione dei recinti sulle strade, sottratti posti auto e aree di scarico merci nel centro della città. E chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, cambiamo completamente argomento, un giardino incolto, non solo sporco ma abbandonato, lo denunciano i cittadini che, di Latina, che non sopportano l'area verde comunale così mal ridotta, e ci è andata per noi Rossana Ligotti. La targa piantata quando l'erba era erba, dice Parco Pubblico Oasi Verde. Diverse piogge fa, oggi è una piantagione cresciuta senza regole né legge, siamo ai giardini pubblici di Latina in pieno centro, una giungla urbana, i bambini scompaiono alla vista dei genitori, scompaiono anche i palazzi che pure sono vicini. E come vedete, insomma, con l'erba e i ragazzini, comunque la piazza è frequentata, ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno dell'amministrazione o chi sia. Io vado in giro con i cani, devo stare attento alle siringhe. Immagino comunque una madre di famiglia, un padre di famiglia. Che... Neanche i volontari questa volta, perché l'ultima volta hanno fatto i volontari la pulizia del parco. Fa un po' paura anche. Paura, perché tra la vegetazione che cresce selvaggia e in volta si possono fare incontri sgradigli o pericolosi. E insieme all'erba alta non è soltanto per il degrado, ma ci sono anche una serie di insetti, zecche e quant'altro che possono essere in questo periodo anche nocive per tutti i bambini che la frequentano. È un'indecenza proprio, dico, una città del genere insomma abbia questi giardini così abbandonati, a parte la pericolosità per i bambini, ma per chiunque insomma. Poi questo periodo ad esempio che c'è il proliferare delle zecche, pulci, con l'erba così alta è ancora peggio insomma, ecco, diciamo che dovrebbe essere un po' più controllato il verde cittadino. La vegetazione si allunga, penetra, si alza ad altezza dei pedoni, invadi i passaggi pedonali a volgere panchine, divora lo spazio pubblico dedicato ai giochi e alle passeggiate. Dovrebbero anche esserci delle panchine, che però bisogna fare la caccia anche solo, perché sono tot
totalmente sommerse da questa vegetazione, che poi più che vegetazione sono piante infestanti. È talmente tanta, abbondante, cresce così generosamente che qualche privato cittadino dotato di luce piccoli viene ai giardini pubblici per fare il carico d'erba e di fiori che qualcuno comunque apprezza. È pieno di malva fiorita, ci sono c'è una varietà di fiori selvaggi bellissima e quindi sinceramente a me che amo la natura non dispiace di vedere l'erba alta. Selvaggia la mia, con la giungla esuberante sotto casa. E abbiamo il tempo per un'altra segnalazione. La settimana scorsa noi abbiamo segnalato i tempi di attesa errati, sbagliati di una palina in via 21 aprile a Ricotti. Venerdì